Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Primo video in 4K della storia di tutto il mio canale, perché finalmente, come vedete dalla qualità video, abbiamo cambiato videocamera, o meglio, telefono con cui stiamo facendo le riprese. Abbiamo preso uno Xiaomi, o come si pronuncia, Xiaomi, ora la pronuncia esatta, non lo so, 14, quindi finalmente possiamo fare un po' di riprese in 4K nella speranza che poi YouTube le riconosca, anche perché è la prima volta che abbiamo un'attrezzatura del genere, quindi nel caso di sfocature, messa a fuoco, passatecela. È anche un test questo video perché sto parlando senza nessun microfono, ma col microfono del telefono e voglio vedere se la qualità audio è decente o fa un po' schifo. Nel caso, dai prossimi video rimetteremo il microfono. Comunque, bando alle ciance, oggi vi presento Agon in questa edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Grumpy Bear, che ringrazio di cuore per avermelo fornito, che poi avevo già collaborato con loro in passato per Blades in the Dark, ed è un gioco molto interessante ambientato nell'antica età ellenica. Ma forse anche qualcosa di prima, si va addirittura a parlare dei viaggi di Ulisse, si va a parlare di quella che poi dovremmo giocare essere una vera e propria odissea personale, quindi si torna al tempo dei miti e delle leggende dell'antica Grecia. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Agon è un gioco di ruolo di stampo narrativo a cura di Grumpy Bear in questa edizione italiana e, come detto, ambientato nell'antichità dell'antica Grecia, per quanto il manuale stesso vi dà l'ambientazione base, che poi di ambientazione non c'è niente dentro, eh. Sarebbe inutile descrivere l'ambientazione che magari trovi su qualsiasi libro di storia che abbiamo studiato a scuola, però ci dà un po' ovviamente di dritte, ci descrive un po' gli dèi, un po' le isole dell'Egeo e cose del genere. Ma ci dice anche, se lo volete ambientare in tempi moderni, se lo volete ambientare durante l'epoca romana, magari le guerre puniche successivamente, o nel Medioevo, lo potete fare tranquillamente, perché questo, più che un'ambientazione, è un regolamento, secondo me, che dovrebbe diventare universale. Perché è veramente ben fatto, veloce per tutti, alla portata di tutti, e soprattutto 100% narrativo. Qui davanti ho una rappresentanza di tutti i maggiori dadi, quelli insomma più famosi, il dado da 6, il dado da 4, il dado da 12 e il dado da 8, i vari tagli. Perché? Perché in questo gioco si usano bene o male quasi tutti, non proprio tutti, ma quasi, i tagli dei dadi, perché noi quando andremo a creare il nostro personaggio, basandoci per ora sull'antica Grecia, Sparta, Atene, guerre del Peloponneso, guerre, ad esempio, la Grecia quando combatté l'invasione persiana e cose del genere, noi andremo a creare un personaggio che potrà essere, sarà comunque un eroe in tutti i casi, ma potrà essere prettamente umano, come ad esempio, non lo so, un Temistocle, o potrà essere un semidivino, figlio degli dèi, tipo Achille, durante la guerra di Troia. Cambierà poco alla fine del gioco, tutti e due saranno mortali e potranno morire, però è per gusto personale, per come ti piace di più e per i favori che ovviamente potrai chiedere alla divinità. Questo gioco all'inizio dobbiamo dare un nome al personaggio e al nome viene affidato un dado, che di solito di partenza è il dado da 6, perché il nome è la cosa che rende più importante e più iconico nelle leggende l'eroe. Perché non sarebbe rimasto il nome nella leggenda di Achille, cioè voi che ricordate un nome così importante, un nome così altisonante, che viene ricordato in tutte le storie appunto che riguardano un po' quell'epoca, quando si parla di miti e leggende dell'antica Grecia. Quindi nel periodo classico verrà sicuramente fuori il nome di un Achille, il nome di un Ercole o altri personaggi mitologici e non più avanti un Giulio Cesare. Quindi quando sceglierete il nome del personaggio, Alessandro Magno, dovrete scegliere un nome importante. Successivamente un titolo, o meglio, qualcosa per cui venga ricordato Achille l'Immortale, oppure Ercole il Potente, o un altro nome, Temistocle l'Imbattuto. E anche al titolo che darete dopo dovrà essere affidato un altro dado, che di solito di partenza è il D6. Poi ci sono ovviamente le varie caratteristiche, tipo per il combattimento, la forza e l'intelligenza, a cui affiderete altri dadi, e quando si andranno a fare delle prove in questo gioco sarà tutto narrativo. Per farvi capire, non ci sono neanche paradossalmente i punti ferita, perché è un gioco narrativo. Ad esempio, se arriva a fare un combattimento e il Dungeon Master vi dice: il narratore è arrivato su quest'isola dove c'è da combattere una creatura mitologica che si identifica come Medusa.
Medusa tira per il suo nome di Medusa, la sua costanza nella leggenda, un dado da 10 e magari per la sua abilità di pietrificare con lo sguardo tira un secondo di 10. Il Dungeon Master tirerà questi due di 10, prenderà il maggiore perché si tirano tanti dadi ma se ne sceglie soltanto uno, almeno un Dungeon Master, magari con quel dado ha fatto 10, a cui somma una difficoltà da 4 a 6, mettiamo a caso 6, la difficoltà per sconfiggere Medusa sarà il dado più la difficoltà, quindi 16. I giocatori, facendo appello al loro nome, alla caratteristica in gioco, magari al favore divino che hanno interpellato e al loro titolo, tireranno 3-4 dadi, quanti ne hanno, prenderanno i due maggiori, quindi nel caso un D6 e un D8, i due maggiori, li andranno a sommare insieme e con questo risultato più un possibile favore intervento divino, che gli dèi erano molto importanti in quest'epoca, dovranno eguagliare o superare la prova. Quindi se faranno 16 o più avranno sconfitto Medusa. Nel caso non l'abbiano sconfitta, difficile che un Dungeon Master ti faccia morire, però potrebbe, che ne so, succedere. Medusa magari riesce a vederla con un riflesso, mi sembra un po' Cavaliere dello Zodiaco, e ti pietrifica un braccio. Oppure semplicemente Medusa ti dà una sferzata con la coda, ti tira nella parete e sei svenuto. Quindi dimenticatevi, segnati sulla scheda tiro per colpire 3-4 punti ferita, tenere male 2. No, 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 qui è tutto narrativo. Infatti, se la prova viene superata dal gruppo egregiamente, magari un eroe con la sua lancia la tira, trafigge e uccide Medusa. Quindi, come vedete, è un gioco puramente narrativo. Poi, a parte questo, ci sono le regole per il viaggio, perché nel gioco siamo un gruppo che parte da una guerra con la propria nave, potrebbe essere la battaglia di Salamina, vanno via con la propria nave e si ritrovano a viaggiare per l'Egeo durante il loro viaggio di ritorno a casa, a esplorare isole e arcipelaghi sconosciuti e di carattere ovviamente fantasy, quindi Ulisse, quando poi doveva fare il viaggio per andare verso Itaca. Quindi il gioco è tutto un viaggio e la vostra missione sarà quella di approdare su queste isole, risolvere i problemi al loro interno, scrivere il vostro nome nella leggenda, farvi soprattutto ricordare e poi infine tornare a casa. Quindi è un gioco dove qui veramente a livello narrativo siamo oltre a tanti titoli che ho trattato e il regolamento è talmente semplice, ben fatto e veramente, cioè ti dà libertà di narrare come vuoi senza il blocco di un tiro di dadi che ti va a fermare magari in una scena bellissima, è veramente uno spettacolo e lo userò spesso un po' come sistema universale. In conclusione, questo Agon in questa edizione italiana è veramente uno spettacolo, un manualetto piccolino. La vedete, poi fondamentalmente sono non sono nemmeno tante pagine, sono 120-130 pagine, non più di tante. E anche le illustrazioni sono poche all'interno, però sono tutte illustrazioni che ricordano un po' Apotheon, il gioco di Steam, ricordano un po' le classiche pitture che si vedono di quell'epoca, quindi dipinti, no? Belli dell'epoca della Grecia, di quell'epoca lì, del periodo ellenico, che poi sono anche le raffigurazioni, ad esempio, sui vasi, sono molto belli, o sui muri delle domus romane. Quindi sono veramente molto belli, veramente molto, molto, molto evocativo. E io ringrazio Grumpy Bear per avermi offerto questa copia per la recensione. Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo che come sempre il suddetto gioco o tutti gli altri trattati su questo canale potete ordinarlo dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola, di cui troverete sempre in tutti i video, primo link in descrizione e in sovraimpressione, al miglior prezzo sul mercato e se andate sul sito e un prodotto che ho trattato sul canale lo trovate, ma le copie sono finite oppure non è più disponibile, mandate una mail al supporto tramite il sito e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per ordinarvi un gioco se non ne ha più copie oppure giochi fuori catalogo, sempre al miglior prezzo disponibile e ricordatevi di usare sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Per spese superiori ai 79 € corriere gratuito in tutta Europa. Quindi anche se abitate all'estero o sulle isole, Gioco Libreria Semola in 48 ore vi consegna. Mi raccomando, non vi fermate, se andate sul sito e il prodotto non lo trovate o è finito, scrivete al supporto per chi ve lo ordina. Comunque, Gioco Libreria Semola si attesta sempre come il miglior servizio assolutamente dove acquistare giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargame, pitture e molto altro. Ciao a tutti! Per me è passata a pieni voti, è un bellissimo manuale. E ribadisco, non vi garba l'antica Grecia? Fregatevene, non c'è niente dentro, vi dice un po' di divinità. Lo volete ambientare nel periodo delle invasioni di vichinghi perché avete visto la serie di Viking, se volete fare Ragnar e il suo gruppo?
Compratelo uguale perché, con le dovute modifiche piccoline, è un sistema universale che potete usare anche in ambientazioni moderne. Tranquillamente, cercate un gioco narrativo? Trovato. Prendete Agon, è veramente perfetto. Ciao ragazzi, alla prossima!